Google Chromecast l'abbiamo comprato e aperto per voi, anche se è un prodotto che ormai ha anche più di un anno, ancora non si sta diffondendo come dovrebbe e vediamo appunto le sue qualità e le sue potenzialità, anche perché essendo un prodotto giovane, un prodotto nuovo, va ancora più approfondito e vediamo in cosa. E perché e per come. Quindi cominciamo dall'ABC. Ho acquistato tramite, non facciamo pubblicità, ma diciamo soltanto, vabbè, non facciamo pubblicità, c'è scritto qui, quindi praticamente ho acquistato tramite un sito che comincia con Media e finisce per Word un prodotto appunto Chromecast a un buon prezzo, dai, diciamola tutta. Anche su Amazon si trova, su altri store si trova in parecchi posti. Io l'ho comprato da Media, guardo come tante altre decine di migliaia di persone. E ho richiesto tra l'altro il ritiro in un negozio di Roma. Quindi mi sono recato lì, l'ho comprato online e l'ho ritirato in un negozio di Roma. Bene, lo apriamo, l'abbiamo già aperto, però noi lo riapriamo praticamente come era prima, eccolo qua, ce l'hanno consegnato con un documento nell'accoglienza di MediaWorld ed eccolo qua, questo è un piccolo pacchetto, vedete, proprio originale Google, ci sono anche quelli non originali, mi sembra, attenzione, io suggerisco di prendere sempre le cose originali. Chromecast, e lo apriamo, quindi semplice scatoletta, se riesco ad aprirlo. Ecco, Chromecast, il simbolo di Chrome. Cast vuol dire appunto spettacolo, possiamo dire, no? Come si dice? Riproduzione, qualcosa del genere. Allora, ci sono delle parole in inglese che fanno parte del nostro vocabolario che neanche ormai traduciamo più come cast, il casting, il caster cast, Chromecast, podcast e così via. Eccola qua, è una chiavetta praticamente HDMI che va ad inserirsi in un televisore piccolo, grande, che abbia questo ingresso HDMI, ormai ce l'hanno quasi tutti. Qui è fornito anche di un'alimentazione, ecco, cosa che io non sapevo è che questa chiavetta ha bisogno di un'alimentazione, cioè questo Chromecast ha bisogno di un'alimentazione. Ebbene sì, nella mia sapienza non sapevo questa cosa importante. Quindi si può avere l'alimentazione, questo va attaccato, ecco, vedete. Uno, prima cosa, attaccare il Chromecast al televisore HDMI. Eccolo qui, la presa HDMI è questa, ne ha una sola questo televisore. L'attacchiamo dietro. E poi questo si deve attaccare qui, l'USB per l'alimentazione. E quest'altra cavo dell'USB può essere attaccato o direttamente al televisore se ha una presa USB, o come in questo caso che non ha la presa USB, ad una presa di corrente, quindi si innesta nell'alimentatore, nel trasformatore, chiamatelo come volete, e lo vado ad attaccare praticamente alla prima presa che ho vicino al televisore. E praticamente il più è fatto. Vedete che comincia, spostiamo la videocamera dietro, comincia ad illuminarsi, a lampeggiare il Chromecast, eccolo lì. Adesso, dunque, bisogna accendere il televisore e disporre di un tablet o di un cellulare Android. Scusate l'ignoranza, è un prodotto nuovo anche per me, lo sto testando insieme a voi. Non so se funziona anche con Apple, credo di sì, però insomma questa è una cosa che non voglio dire eresie, è una cosa che poi chiariremo casomai nella descrizione o comunque nel video stesso. Fatto sta che comunque, essendo di Google, è chiaro che nasce nativamente per Android. Lo richiudiamo, c'è anche un'altra cosa dentro. Ah sì, c'è un piccolo adattatore HDMI per i televisori che hanno la presa scomoda, in questo modo è un pochino più agevole innestare l'HDMI e attaccarlo al nostro televisore, che ovviamente qui sarà, questo quant'è? Sarà un 21 pollici, ma lo possiamo attaccare anche da uno da 60 pollici, no? Da 100, credo, no? Credo che ci siano limiti di. Oh, per comodità usiamo il cellulare all'inizio, il tablet lo lasciamo qui, un Tab 2, Samsung Tab 2, e invece usiamo un semplice Huawei
OneWay, Huawei, eccolo qui, un G510, abbastanza economico, e che ha un bel display. Lo accendiamo e andiamo ad accendere, mentre attendiamo, anche il televisore, ovviamente, con il telecomando, che è qui. Fa caldo qui a Roma e ovviamente siamo accaldati. Andiamo avanti, ecco, accendiamo intanto che si accende il cellulare. Il televisore, che io uso spesso, come vedete, ma ah no, ecco, se non accendo l'alimentazione del televisore, credo che il televisore non si accenderà mai. Ecco qua. Io, era una battuta, io la televisione non la vedo quasi mai, se non in alcuni contesti sportivi. E accendiamo allora, quindi sono più esperto con computer e tablet che con televisori ormai. Eccoci qui, il televisore si sta accendendo, magari cambiamo anche l'angolazione della ripresa per vedere esattamente. Ed ecco già il Chromecast che ci comincia a dare dei dati, e a questo punto dei dati, delle immagini, ci dà l'orario. In alcuni casi si potrebbe anche aggiornare subito alla prima botta, alla prima accensione. E infatti questo mi è successo, ho dovuto attendere un quarto d'ora per un aggiornamento che fa l'HDMI una volta connesso alla rete wifi. Andiamo a vedere, senza che vi faccio vedere il blocco del mio cellulare, ecco, andiamo a vedere il PIN, andiamo a vedere cosa fare adesso. Dunque, questa una volta che si è acceso, vediamo una buona angolazione, un pochino meglio, migliore. Ecco così, andiamo un pochino meglio. Una volta acceso il Chromecast attaccato al televisore, bisogna scaricare su Play Store di Android, lo conoscete tutti, molto ma molto meglio di me. Andiamo ad installare l'applicazione di Chromecast, che come si può chiamare l'applicazione di Chromecast? Si chiama Chromecast, ha lo stesso simbolo. Ebbene sì, c'è cioè il simbolo, vedete, di Chrome. Il verde, blu, i colori della terra, ecco, verde, blu, celeste, giallo, sono i colori della terra, non lo sapevate, alcuni di voi non lo sapevano. Va bene, andiamo avanti. Quindi, una volta installata questa applicazione, che facciamo una volta installata secondo voi? L'apriamo, cioè clicchiamo con il dito sopra l'applicazione dopo averla trovata, ovviamente. Eccola qua, Chromecast. Ovviamente se non avete un account su Google Play, no, su Play Store dovete creare. Ricerca del Chromecast sulla mia rete. Allora, voi che dovete fare? Dovete cercare il Chromecast. Una volta cercato, perché l'ho installato ieri, lui con questa applicazione esce un PIN a video che vi dice che appunto è stato trovato dal vostro tablet all'interno della vostra stessa rete. Poi che fare? Praticamente inserite su questa applicazione Chromecast la password del vostro wifi, della vostra rete wifi, ed è fatto. Pronto per trasmettere. Ovviamente queste procedure le ho già fatte ieri sera. L'applicazione Maps si è bloccata in modo anomalo. Maps chi l'ha aperta non lo so. Va bene, però andiamo a metterla. Io in questo studio, noi abbiamo in questo ufficio un paio di reti. Però andiamo ad usare quella più vicina. Allora io cambio rete, così facciamo una cosa insieme. Dispositivi, impostazioni. Quindi devo praticamente uscire da questa rete e farla entrare nella nuova rete. Vediamo un po' se ci si riesce, se no pazienza, lo facciamo con quell'altra rete, giusto per fare. Ecco, Wi-Fi è un tipo di Wi-Fi, lo togliamo questo. Quindi, ecco, facciamo la scansione del Wi-Fi. Qui c'è Wi-Fi Chromecast, facciamo una scansione e inseriamo la password un'altra volta, l'avevo già inserita ieri, quindi un attimo di pazienza, spegniamo il video per inserire la password della rete.